Ciao Game Timers! Oggi voglio parlarvi di un gioco che mi sta togliendo ore di sonno, Black Desert, il nuovo titolo della coreana Pearl Abyss uscito a marzo per il mercato europeo e americano. Abbiamo tra le mani un MMORPG con elementi sandbox che lo rendono davvero unico nel suo genere. La prima cosa che salta all'occhio è sicuramente la grafica dettagliata e gli scenari mozzafiato, che raramente possiamo trovare in un gioco online massivo. La creazione del nostro avatar è curata in ogni particolare, con possibilità di personalizzazioni uniche. Le classi sono gender lock, con un paio di eccezioni, cosa che farà sicuramente storcere il naso a molti. Al momento possiamo scegliere tra le 7 disponibili: Warrior, Ranger, Sorceress, Berserker, Tamer, Valchiria e Mago. Quest'ultimo l'unico con la possibilità di scegliere sesso, a cui si andranno ad aggiungere Blader e Ninja nelle prossime patch. Il combattimento in terza persona è di tipo action, con alcune combo attivabili tramite combinazioni di tastiera e mouse. Il mirino si può regolare sempre tramite il mouse come negli sparatutto. Vista la totale assenza dell'healer, ogni giocatore dovrà destreggiarsi al meglio utilizzando le skill di parata e di evasione alternate all'uso delle pozioni. Il primo impatto con il gioco è spiazzante. Le meccaniche non sono semplici e ci vorrà qualche giorno prima che riusciate a capire l'incredibile quantità di attività che potrete affrontare con Black Desert. Prendervi una pausa dal combattimento non sarà difficile. Fra crafting, pesca e commercio avrete l'imbarazzo della scelta. Anche l'esplorazione ha un suo ruolo all'interno del gioco, perché ogni personaggio, pianta, animale o isola che troverete ha una storia, che verrà registrata nel vostro archivio delle scoperte. Non mancano elementi di strategia, dato che per vendere i vostri prodotti a prezzi più vantaggiosi avrete la necessità di attivare delle connessioni tra le città, utilizzando i nodi commerciali, scegliendo con cura, dato che i punti a disposizione non saranno infiniti e vi serviranno anche per gestire dei lavoratori che raccoglieranno risorse al posto vostro. Inoltre, queste connessioni torneranno utili anche durante gli attacchi ai castelli, dove potrete sperimentare il PvP massivo che il titolo offre. Black Desert è un titolo open world. Dimenticatevi quindi di rinchiudervi al sicuro in un dungeon. Dopo il livello 45 sarete attaccabili da tutti i giocatori e se deciderete di entrare in una gilda, non mancheranno gli scontri tra gilde, quindi preparatevi a perdere l'esperienza duramente guadagnata. In questo gioco non esiste un level cap, solamente un soft cap, e la difficoltà nel guadagnare esperienza dopo il livello 50 vi porrà l'interrogativo di come sia possibile che esistano skill da imparare dopo l'80. Un'altra chicca è rappresentata dall'housing, che invece di svolgere un ruolo puramente estetico come su altri titoli del genere, vi darà la possibilità di interagire con l'arredamento per ricevere dei buff o ancora per sviluppare il crafting direttamente dal vostro salotto. Il gioco, una volta acquistato, non prevede un canone mensile e all'interno offre un suo shop, che per il momento non sembra sbilanciarsi verso meccaniche pay to win, proponendo per la maggior parte oggetti estetici e alcuni vantaggi sbloccabili anche in game con un po' di pazienza. I contenuti sono talmente vari che ci si potrebbe scrivere un libro, ma spero in questo poco tempo di avervi incuriosito, perché se siete amanti del genere, questo è assolutamente un titolo da non perdere!